Ciao a tutti e Ciao! bentornati sul canale. Oggi vi porteremo con noi a fare un giro sul famosissimo Tram 28. A Lisbona il tram non è un semplice mezzo di trasporto, no, ma una vera e propria icona che si lega alla cultura della capitale portoghese. Il primo tram è entrato infatti in servizio nel 1873 e nel 1959 la prima tramvia elettrica ha raggiunto la sua massima estensione. Il tram 28 è diventato nel tempo una vera e propria istituzione. Giallo con pannelli di legno e finiture cromate, vi stupirà per il costante stridio e l'andatura scricchiolante, mentre vi condurrà attraverso stradine strette e tortuose alla scoperta dei quartieri più genuini della città. Attenzione, questo tram non è un trenino turistico, ma è un vero e proprio mezzo di trasporto pubblico appartenente all'azienda Carris. Per questo motivo il costo del biglietto è tanto basso. Infatti con meno di 3 euro potrete vivere delle esperienze fantastiche, vedere degli scenari bellissimi in giro per la città. In quanto mezzo di trasporto urbano, la frequenza delle corse è estremamente fitta, ovviamente. Il tram è in funzione dalle 7 di mattina alle 22-23 di sera, se non ricordo male. Sì. Comunque per sicurezza nell'info box vi lasciamo anche il link degli orari così e delle fermate, sì, così almeno potete controllare direttamente, anzi ovviamente cambia orario invernale estivo, quindi esatto, poi dipende quando guardate questo video, gli orari potrebbero essere cambiati giusto, rispetto giusto alla nostra esperienza. Il tram 28 segue un percorso bidirezionale e noi vi consigliamo di fare entrambi i percorsi, quindi all'andata e al ritorno. Inoltre vi consigliamo di salire al capolinea di Martin Moritz per sperare di riuscire a trovare un posto a sedere. Alle mie spalle potete vedere il famoso tram 28, questa è una delle fermate da cui potete prenderlo ed è la migliore perché è da qui che parte, ma state attenti, non so se riuscite a vedere la coda, venite la mattina o molto presto, non più tardi delle 9, oppure probabilmente la sera. Noi siamo partiti da questa piazza che è piazza St. Moniz, adesso non l'ho pronunciato bene ma è quella, e appunto se volete salire sul famosissimo tram 28 prima delle 9 di mattina, altrimenti penso che qua ci voglia almeno un'oretta di coda, perché la coda arriva fino in fondo alla strada, non si vede. Adesso la facciamo vedere. Il percorso del tram 28 si snoda per i quartieri della città e unisce i due capolinea di Martin Moniz e Campo Ourique. 45 minuti in cui i vostri occhi si riempiranno della bellezza di Lisbona, con i suoi colori accesi, i panni stesi fuori dalle finestre dell'Alfama, importanti monumenti e viste inaspettate. Partendo da Praça Martin Moniz, che è la più piccola del quartiere della Baixa, il tram inizia le sue salite e dopo le prime fermate arriva a Grassau, un quartiere portoghese dove tra empori, lanterne, panni stesi, profumi e colori si respira la vita portoghese quotidiana, quindi è un quartiere molto molto sì, caratteristico, meno turistico, ecco. Dall'omonimo belvedere si possono scorgere il castello San Jorge, la chiesa del Carmo e gran parte del fiume Tago. Successivamente entrerete nel cuore dell'Alfama, prima in zona Porta do Sol, costeggiando il miradoro di Santa Lucia e fermandovi davanti alla Sé, la cattedrale di Lisbona. Questo è forse fra i nostri tratti preferiti di Lisbona, sì, insomma, no? Palazzi dalle finestre squadrate ricoperti da azulejos, stradine tanto strette che se vi affacciate dai finestrini del tram vi troverete vicinissimi ai portoni d'ingresso e a volte anche ai muri, infatti se guardate il video abbiamo rischiato di grattarci qualche mano o cose del genere, sì, insomma. Quindi tenete a portata di mano macchina fotografica o cellulare. E una piccola chicca che vi diamo è di cercare di trovare il posto vicino al finestrino, perché se vi trovate sì, il posto centrale sarete più in dovete concentrati sullo stare in piedi e lo stare attaccati in mezzo alle persone. Sì, perché poi si riempie. Sì, appunto, si riempie tanto, se non andate a prenderlo a capolinea difficilmente troverete posto, o avete proprio la fortuna che una serie di persone scendano. Non è il nostro caso. No, non è il nostro caso. Il percorso prosegue poi in direzione Baixa, lungo Rua Augusta, fino ad arrivare a Praça do Comércio, per poi terminare nel tranquillo quartiere di Estrela, o Estrella. O Estrella. Può essere. Il tram si ferma proprio di fronte alla basilica con la sua bellissima facciata barocca e il cupolone e termina la sua corsa a Campo Ourique. Anche per oggi è tutto. Noi speriamo di essere riusciti a trasmettervi un po' della magia, insomma, di questa esperienza e un po' dell'atmosfera, insomma, di questo percorso, no? Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.
Ciao.